La verità che si trovano mille scuse prima, gli esodati, siamo alla settima, dobbiamo fare l'ottava salvaguardia che il governo blocca, lavoratori precoci, la verità che la vergogna è la riforma Fornero, fin quando non si abolisce quella riforma Fornero si continuerà semplicemente ad inseguire un tappare i buchi dei danni creati. E quanto ha detto il signore della piazza, guardate che è particolarmente vero, perché quella riforma non ha colpito soltanto chi doveva accedere ai benefici previdenziali, ma ha colpito in modo drammatico i giovani. Ce l'avevano venduta Fornero e Monti come finalmente giovani e anziani saranno parificati, sono Perché, stati troppi. perché ha colpito i giovani? Poi Perché in un sentiamo momento Romano. di contrazione dell'offerta lavorativa, quando il lavoro diminuisce, se io vado a bloccare totalmente il turnover, andando addirittura Cioè il cioè cambio, no? il ricambio nei posti di lavoro, portando fino a 8 anni in più la permanenza sul posto del lavoro, vada a contribuire direttamente a quel 40% di disoccupazione giovanile di cui oggi discutiamo. Non è vero che non è colpa di nessuno quella disoccupazione giovanile, è colpa della Fornero e di chi quella riforma l'ha votata, perché non è mai colpa di nessuno alla fine, no?